Per Abu Dhabi non è molto indicato questo tipo di cover perché sembra una borsetta. E qua gli uomini con la borsetta non vengono visti molto bene, ma tant'è, questa è la nuova cover del Lumia 2520. Cos'è il 2520? È fondamentalmente un tablet. Un tablet con Windows 8.1 RT. Lo tolgo dalla cover perché volevo farvi vedere come è dotata di tutte queste connessioni, perché dentro la cover non c'è solamente una batteria aggiuntiva che ha aumenta la capacità di durata di circa 5 ore del tablet, ma anche due USB, una tastiera non touch ma con i tasti veri, con la molla, e anche un touchpad che consente di muoversi dentro Windows RT. Snapdragon 800, 10.1 pollici la diagonale, un display full HD, una scocca in policarbonato, una camera posteriore da 6.7 megapixel, ottica Zeiss, qua i pulsanti per il volume, accensione, spegnimento, e qua lo slot per la SIM, perché il prodotto è anche LTE, quindi una connettività sia 3G che 4G. Il sistema operativo lo conosciamo, Windows 8.1, non porta novità, ha una camera anteriore da 2.1 megapixel. Quanto costerà? Allora, annunciati $499 più le tasse, si stima un prezzo in Italia intorno ai €499. La disponibilità in Italia sarà purtroppo però dal 2014, quindi i primi mesi dell'anno prossimo. Qua il jack per le cuffie, qua invece il jack per la ricarica, che non è una normale micro USB, ma come vedete abbiamo un jack più stile PC. Speriamo di provarlo presto, perché il design non è male, si riesce a portare abbastanza bene, è abbastanza leggero. La cosa che ci lascia un po' perplessi è l'uscita, gennaio 2014, forse è un po' in là. Processore Snapdragon 800. Per telefono.net, qua da Abu Dhabi, Andrea Galeazzi.